Buongiorno a tutti, oggi c'è un po' più di luce. No, parliamo di estetica, no? Vi volevo dire, se no io spiegarlo a commenti, con i commenti ci vo 3 ore. Faccio un video e vi spiego. Dunque, io, bello o brutta, non c'entra essere belli o brutti, un po' ne può fregati meno, guarda. Cioè, questa società maledetta che vuole l'estetica, io non la reggo. Ma ad ogni modo non è quello. Allora, uno, cioè, ognuno di noi si deve concentrare su il difetto che uno ha. Allora, io ho il difetto delle occhiaie. Allora, dunque, chiariamo per bene perché ci sono le borse agli occhi, le occhiaie da sonno, le rughe da vecchia, che sono tutte cose completamente diverse, perché state attenti, non sono la stessa cosa. Allora, io sono nata con delle imperfezioni, vedete? Certo, mica che ce l'avevo così, però quando ero neonata ce l'avevo già le mie piccole occhiaine da neonatina. Certo, mica così, cioè, se no mi copriva tutto il corpo, ce l'avevo fino a piedi. Nel senso, c'avevo queste. Qui vedete? Qui, perché qui ho la pelle sottilissima e il mio naso, probabilmente il naso troppo sporgente, gli occhi, non lo so, qui mi fa una piega e allora, devo dire la verità, non sono mandato da un dermatologo, anche perché può darsi anche sia un difetto dovuto anche un po' alla salute. Nel senso, se uno è predisposto fin da neonata ad avere queste pieghe, con una alimentazione sbagliata, può darsi che peggiorino. Faccio un esempio. Per esempio, magari stando in una città come a Firenze, non scherzo, è vero? Con l'inquinamento, probabilmente, cioè, non scherzo veramente, stessi in Puglia, faccio un esempio, in campagna e mare. Probabilmente questo mio difetto sarebbe attenuato. Probabilmente può essere indice anche di uno stato di salute comunque che non va bene dovuto all'inquinamento, dovuto all'aria malsana, il sole, per esempio, ho sempre qualcosa qui. Poi c'è una cosa, può essere anche il trucco. Io non so truccarmi e questo lo sapete, altrimenti facevo video di trucco. Attiravo le donne e facevo un sacco di views. Per esempio, l'altra volta quando pensavo che Eva fosse una donna ero contenta perché ho detto finalmente c'ho almeno una che mi guarda e le femmina. E invece non è perché? Perché non mi intendo di trucco. Allora, per esempio, le sopracciglia, che in effetti ora sì me le devo fare un po' se non fa schifo, sono folte, però lo sapete che questo va bene, non vi intendete se siete uomini, ma avete la ragazza, avete una sorella, avete la zia, avete non lo so chi, lo sapete benissimo che queste sopracciglia si possano rimediare e questo lo so perché l'estetista ti dice ti devi levare un po' di peli qui, ti rifai con la matita. Io ho provato ed è venuto un macello perché non so truccarmi, cioè l'estetista sa. Con il metro ti dice devi levarti qui, ti metti la matita apposta, il colore, lo sa lei, cioè, oppure le ragazzine che ora sono bravissime, anche perché tra amichette, perché non è una cosa degli anni, negli anni 80 ci si lasciavano così, erano più gli anni 50 e 60, gli anni 80 erano proprio gli anni che le sopracciglia non si facevano. Sono la figlia degli anni, io sono nata nel 71, sono. E ora le ragazzine, guarda, a 12-13 anni, le sono più brave di me, dice ci ho di morto, sì, appunto. Ma io di 19 anni, lo sanno di già, come i computer, capite? Quindi questo ci sarebbe soluzione a essere bravi a truccarmi. Su questa cosa qui, capito? Cioè, dici un fondotinta, a volte è peggio. È peggio perché bisogna vedere il colore che sia giusto e poi non mi copri. A parte che stanno 3 ore a truccarsi, cioè non so truccarmi, diciamoci. E si rischia di fare peggio. Si rischia di fare peggio. Poi sì, dovuto a non avere il mare.
Devo dire la verità, da quando non vado più al mare, prima andavo messa al mare e mi abbronzavo, ma non vedete pelle bianca, oh, ragazzi, ma il mare serve anche a dimagrire, a fare nuoto, cioè uno più cose che fa, capite? Firenze non è sana, io non voglio dire male della mia città, ma non è sana perché non abbiamo verde, non abbiamo il mare. No, abbiamo solo il parco delle cascine che vi ho fatto vedere e c'è un inquinamento. Io veramente c'è un inquinamento che alla pelle bene non fa. Poi devo dire la verità: bevo poco e non bevo acqua gassata. Veramente, io bevo solo acqua naturale. Io odio l'acqua gassata perché veramente mi gonfiava la pancia, pareva un pallone così. Poi è chiaro: allora, poi c'è anche l'età. Certo, non è che da neonata avevo queste occhiaie, se no mi copriva tutto il corpo, poverina. Ma c'avevo le mie piccole occhiaine, si vede neonata, sì, così, come la bambina della principessa Zola Charlotte d'Inghilterra, ha lasciato le piccole occhiaine, mi pare anche lei, ma lei è ricca, se ne farà tante che da ragazzo ne siedano più, cioè ci vuole anche soldi. Creme, c'è ora anche la crema. Di lumaca, a parte mi fa addirittura la di serpente. Io quella di serpente mi hanno detto: io quella lì non la voglio, sinceramente, perché io il serpente più lontano e ce sto. E poi la bava di lumaca, addirittura l'ho letto 2 o 3 giorni fa. Bisogna intendersene. Poi io, sinceramente, sti troiaini, lumache, serpenti non mi ispirano. Piuttosto sì, potrei andare da un dermatologo, sapere se ci sono anche dei problemi di pelo. Lo so che tanti nei che possono essere pericolosi. No, faccio un esempio: una controllatina dal dermatologo. Io non voglio spendere, però, se dovessero aumentare ancora le occhiaie, sinceramente, per curiosità, cosa dicano? Poi magari non c'è speranza, o al solito. Però per curiosità, il verdetto, non so spiegarmi, perché se dipende anche dall'alimentazione un pochino, dalla cura della pelle, di non usare certi prodotti a base di, non lo so, certo la mascherina non mi aiuta, capito? Poi c'ho la bocca sottile, ma quella avevo rimediato con un rossetto che aumentano le labbra. Ora non me lo sono più messo e le labbra sono tornate nettamente piccole. Perché per via della mascherina non mi mettevo il rossetto, perché se no rimaneva il rossetto nella mascherina. Poi che me la metta a fare il rossetto se ho la mascherina. Quindi ora è un pezzetto che non mi faccio nulla le labbra e sono tornate nettamente sottili. Che fanno schifo, però le labbra e le sopracciglia sono rimediabili. La pelle non l'ho eccezionalmente rughe, se vedete, ma non è tanto quello. Certo, Dio mio, ho 50 anni, pensate a quello, perché cioè, la dottoressa direbbe: signora, ma a 50 anni non deve fare confronti con una di 20 o di 30, cioè sarei una minorata mentale. Mi confrontassi con una ragazza, mia figlia o la mia nipote, fra poco. Faccio un esempio, capito? Anche voi, dipende dall'età, se in base all'età siete, capito? Per esempio, io l'altezza l'ho perfetta per essere una femmina, sono 1,65 scalza, per essere di razza italiana e femmina. Della mia epoca, anni 70, sono la perfezione, 50 percentile. Se non ci credete, vi faccio vedere il libretto del pediatra di mia figlia. Sono né alta né bassa per essere femmina, certo, fossi un uomo, quindi uno deve sempre basarsi anche per voi, per giudicare cosa avete. Io ho questi di difetti, capelli no, ce l'ho per bene, sinceramente, per l'età che ho, pochissimi ora mi faccio le nè. Eccetera, ce l'ho belli, c'è gli altri si fanno sempre quella tintura di parrucchiere, c'hanno 3 filini. Sinceramente, a me i capelli, quelli che c'hanno 3 filini, io dico a 50 anni, ripeto, non a 20, non mi fate confronti, fatemi confronti di quelli della mia età, del 71, se no non vale.
se mi dite 95-2000, io devo fare un fronte con una ipotetica nipote, cioè veramente da ridere. Quelle della mia età hanno capelli perché vanno dal parrucchiere e si sciupano di più. Il mio problema è il trucco, non so truccarmi, anche qui potrei fare, io qui non mi sono truccata le ciglia, non ho fatto niente, c'è chi addirittura si mette le ciglia finte, finte, addirittura. Ma puoi dire finte no, in mascara, non so mettermi in mascara. Se il mascara ci si mette male, io vi vorrei vedere lo schifo. Viene proprio all'uscita, vengono i grumi, lo so che siete uomini, non ve ne intendete, ma avete una sorella, un'amica. Io non mi metto mai il mascara, perché ho paura e mi si infila il bulbo del... non so truccarmi, perché mi trema la mano. Per questo dico, ma sarà anche un pro... mi trema la mano, sono debole, ma può darsi che io sia anemica e le occhiaie siano venute, io sono nata anemica, sono così. Sono così, per esempio, a girarmi, a me mi gira la testa, non potevo guidare la macchina perché io provai con il mio ex marito che mi portava lì a Bagnaripoli e sapeva anche guidare bene, perché ora ho paura anche di gatto. Sai, a 20 anni non ci sa paura di nulla, però si accorse che avevo degli handicap a girarmi, c'è qualcosa e quando mi giro io non... perché dipende dall'orecchio, ho dei problemi all'orecchio, è tutto collegato. E non riuscivo a parcheggiare, non avevo i... mi girava la testa a parcheggiare, vertigine, io soffro tantissimo. Può darsi sia dovuto a tutto l'insieme? Secondo me sì. Occhiaie, vertigini, pelle chiara. E che cosa sarebbe? Io non sono una dottoressa, però immagino ci possa essere un collegamento. Per esempio, non lo so, perché sono anemica... mi giro la testa, soffro da quando sono piccola di vertigini, odio per esempio le giostre, provate, potete, io se buon giostra, ora da piccola le sopportavo, però non sono mai riuscita ad andare in mola a Viareggio in cima, perché, ma lo sapete che io quando vado a moli, devo andare a metà molo, mi sembra di cascare, mi frana la testa sotto le vertigini. Io perché non potrei mai fare la donna delle pulizie? A salire in cima, io mi riesce e me la pulisco delle tende, guardate, fanno schifo. Perché devo andare in cima allo scalino. Io più di 2 o 3 scalini del normale dello scaleo non li posso fare. Perché ho paura di cascare, non riesco... Ma ce l'ho sempre avuto... Ora mi sta aumentando, allora voi dovete capire che non c'entra nulla l'età. Allora, l'età ingigantisce i difetti di una persona, però vuol dire che i difetti li avevi da quando sei nato. Qualsiasi cosa, l'età, anche l'altezza, se uno è basso, quando avete 80 anni sarete ancora più bassi, ma non è che perché siete stati dei giganti da giovani. La dottoressa, quando deve, o che sia il dermatologo, che sia per qualsiasi cosa, ti deve dire, ma l'ha sempre avuta signora o l'ha avuta ora? Per l'età che tutto a un tratto è invecchiata precocemente? No, come difetto questo io l'ho sempre avuto. Non è che ho rughe qui, non ho niente, guardate. Voglio dire, ho solo quel difetto, ma mi è aumentato con l'età. Ma non è che da piccola non l'avevo. Avevo quelle piccole occhiaie, infatti io da bambina mi vedevo qualcosa, non riuscivo a comprendere, ma dicevo, ma che cos'ho che sembro sempre triste e mi dicano viso bianco? Tutte le volte a me mi dicevano, sei viso che tu sembri sempre triste, non è ricerca agli occhi che non rendeva lo sguardo più cupo, meno solare, capito? E ora ho capito, ma non mi rendevo conto, perché negli anni 80 non ci si rendeva conto che l'era. Avevano visto che in generale io avevo qualcosa di che sembrava una morte, non mi si può dire, una fantasma dissanguata, poverina, e che quando piangevo, io quando piango, infatti, cioè veramente, quindi non c'entri bello o brutto, c'entra sapere i nostri difetti, capito? C'entra discuterne e non c'è assolutamente nulla di male. Comunque io gli uomini ho chiuso, non vi preoccupate, voglio stare pura.
Giglio, mi sento meglio. Non è quello, salute, la salute bisogna starci attentissimi, quello sì, salute mentale, salute fisica, la coscienza, cioè avete rammentato la coscienza esiste, è tutto collegato, il corpo e la mente non è distaccato, signori, è tutto collegato. Non è il corpo da una parte, mi dicono gli gnostici, poi si parlerà anche di questo, che tanti considerano il corpo merce, pasta e tutto anima, no, il corpo è tempio di Dio. Per noi cristiani il corpo è legato all'anima. Infatti, io quando sono triste e piango, il corpo peggiora, c'ho le occhiaie fin qua giù. Cioè, è tutto collegato, state attenti. Comunque, se ne riparlerà di queste cose, ditemi se ci sono delle soluzioni, se dipende dalla pelle, se dipende dalla mia anemia. Ora ne ho parecchie d'occhiaie, sinceramente, perché ho 50 anni, anche, ma non è tanto quello. Per esempio, anche il camminare. Se una persona non è abituata a camminare tanto, arrivi a 50 anni, sei fritta. Io, per esempio, ho sempre camminato parecchio. Sono andata, quando non c'era la tranvia, sono andata tutta a piedi fino al Ponte Vecchio. Sono andata e ce l'ho fatta perché sono sempre stata di camminare tanto. Quello sì, non sono una sportiva, ma di camminare. Guardate, per avere 50 anni corro ancora, ando, c'è il semaforo mezzo rosso, mezzo verde, corro una faccia, mi rendo conto che sono in gamba su questo, sinceramente. E non ho mai fatto sport, ho fatto danza e mi è servito da piccolina, fa quei 4, 5, 6 anni di danza. Sinceramente, anche l'equilibrio, quando sto per cadere, so come si deve fare perché ce l'hanno insegnata a danza, di stringere il dietro, le chiappette e di stare in equilibrio. Cioè, ma questo me l'hanno insegnata a danza, nel senso, meno male, ho fatto 5-6 anni di danza, tutto fa, capito? Comunque, difetti ognuno di noi li abbiamo, io non. Dipendono forse anche dalla salute, da dove uno sta, dalla vita. Certo, più inquinamento che uno ha e più che la pelle fa schifo. Se io abitavo in Puglia, se io ho sempre detto. Io dovevo andare a vivere in campagna, è l'unica cosa che mi pento. Non mi pento neanche di aver sposato il mio ex, no. Mi pento solo di non essere andata a vivere in campagna. Ma era difficoltoso per una serie dei miei suoceri, perché, vabbè, non posso dirlo. Però mi avrebbe fatto bene stare in campagna. Poi ho fatto degli errori nella vita. Poi si può fare anche un altro video sugli errori che ho fatto. Per esempio, fidarmi troppo della società. Potevo non mandare neanche i miei figli all'asilo, ho sbagliato. Per esempio, se il mio minore stava a casa e non andava all'asilo, si sarebbe trovato meglio. Invece mi sono. E poi, per non parlare dei sieri di lunga vita che gli danno da bambini, non gliene dovevo fare neanche uno. Dovevo stare più campagna e meno società, ecco. Se ne stava mio figlio in campagna e gli insegnavo io, invece la maestra sarebbe stato 100.000 volte più bravo. Insomma, poi se ne parlerà un altro video di mondo dei maddi, se mondo dei fessi, quindi nel senso col senno de poi lo dici, sì, appunto. Però se ne può parlare, anche se c'è il detto il mondo dei maddi, se ormai dei fessi, perché. Ciò che è fatto, ciò che, data, che ha dato, che ha avuto, scordiamo il passato, dite nel meridione. Perché ormai è tanto inutile, tanti errori che uno li fa, li pagherà anche per l'eternità. Guarda, nella vita, da quando siamo nati, bisogna. Per questo vi dico, la coscienza, carissimi, serve per fare un cammino di vita retto. E per agire con intelligenza, la coscienza è quella voce interiore che ti rende umano, che ti fa capire, una sapienza, e non è quella delle medicine o del dottore, è una sapienza ben più grande che ti dice qui hai sbagliato, qui dovevi fare così, qui hai dato troppo retta alla società, hai dato troppo retta a chi ti diceva portala all'asilo e parlerà meglio. Cioè, ed è stato peggio perché, ma che vuole la maestra, ma chi se ne frega? La maestra guarda bambini più vispi, i meno timidi, i più timidi, te li lascia lì. Si sa come va la faccenda, leggete la Montessori. Faccio un esempio, che non era un asilo della Montessori, ma quello sarebbe stata una tragedia. Ma per dire,
Quindi adesso sono nonna, farei l'opposto di quello fatto da mamma su tante cose. Insegnargli le letterine a due, i numerini a tre, come a mio nipote che ora è un genio, ma a mia sorella gli ha insegnato le letterine a 2 anni. Non si è fidata di aspettare la maestra, tanto i maestri non insegnano niente, 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 niente. Io della serie col mio nipote gli metto le letterine al posto delle api che girano appena al naso, perché tanto i maestri non ti insegnano niente. Infatti io ho imparato a leggere a 4 con la mia mamma, non con la maestra. Maestra non ti insegna nulla. Tu disimpari, mio nipote disimparò perché non volevano. Quelle letterine sono brutte, cioè non datelo mai. Quindi io ora so che la società fa cacare, e quindi io sarei, per esempio, di tenere il nipote no, almeno il primo anno, non certo all'asilo, ma di tenerlo a casa però con la casa in campagna, con la natura, gli animali, con la natura a Firenze non c'è. Non c'è a Firenze la natura, c'è solo il parco delle Cascine, che poi di notte ci vanno le donne di costume. Ma vi rendete conto? Quindi fortunato che è Puglia, poi mi dite le nonne a 45 anni in Puglia. Ma bene, bene nonne da giovani, signori. Fanno bene e quindi diventano anche bisnonne. Ma questa è la vita, signori, questa è la vita. Questa è la vita di una donna, diventare mamma, diventare nonna, bisnonna. La mia suocera è diventata bisnonna di mia nipote, non di mia figlia. Ma per dire, per ora ancora no. Capito? Si può fare dei video e parlare di tante cose, è quello che non ho mai fatto. Si può cominciare a fare questi video, invece i soliti stupidotti. Va bene? Ok, ciao ciao ciao.